Eccoci qua, buonasera e benvenuti a questa conferenza di presentazione dei dati dell'attività della Polizia Locale nel 2020. Saluto gli ospiti, Martino D'Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella, Alfonso Di Vece, consigliere delegato alla sicurezza e il comandante della Polizia Locale, Massimiliano Falcone. Comandante, do la parola in primis a lei per fornirci, ovviamente in maniera sintetica, quelli che sono i dati dell'attività della Polizia Locale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Grazie Alessandro, un saluto prima di tutto a tutti i cittadini e un augurio di buon 2021. Allora, i dati fondamentali dell'attività svolta dalla Polizia Municipale di Montecorvino Rovella nel periodo 2020 sono molto incoraggianti e molto soddisfacenti. Una piccola premessa a questi dati è fondamentale. Nel corso del 2020 noi tutti insieme, a seguito di indicazioni e di indirizzi dell'amministrazione comunale, abbiamo svolto un'operazione di riorganizzazione, ristrutturazione organizzativa della Polizia Municipale. Abbiamo garantito un cambiamento culturale all'interno del comando, orientato al cittadino, quindi orientato alla presenza in strada, alla visibilità, alla percezione di sicurezza, perché l'amministrazione e il comando vogliono essere vicini al cittadino, vogliono essere al loro servizio e vogliono essere in strada per quanto più possibile. I dati fondamentali riguardano sia la ristrutturazione, sia il cambiamento culturale, ma soprattutto i dati che sono stati raggiunti e i risultati raggiunti. Parto sicuramente da un dato che è sotto gli occhi di tutti perché è postato diverse volte: il cambiamento di tutta la segnaletica orizzontale, verticale, in chiave non solo di sicurezza urbana, ma anche di arredo. Voglio ricordare a tutti voi la segnaletica che era presente prima, circa un anno e mezzo fa. Un anno fa, quando noi abbiamo iniziato quest'opera di trasformazione, la segnaletica era un po' vetusta, un po' divelta in alcuni casi, e noi abbiamo fatto più di 100 interventi per rimozione segnali vecchi e ricollocazione segnali nuovi. In più, le tabelle pubblicitarie, ricordo a tutti voi Serroni, l'intersezione a Serroni. Tutti i cittadini si ricorderanno di quell'intersezione dove era a dir poco un'immagine sgradevole, quei segnali, quei molteplici colori. Oggi siamo riusciti, grazie ad un impegno costante, a rendere tutto uniforme e questo lavoro continuerà anche nel corso del 2021. Altri aspetti importanti, altri risultati importanti raggiunti sono nel campo dei rifiuti, quindi del controllo dei rifiuti. Non è un caso se noi abbiamo postato alcune immagini, purtroppo, di persone poco civili che hanno gettato i rifiuti non rispettando le regole. Noi vogliamo essere vicino al cittadino e quindi fare prevenzione, però in taluni casi è indispensabile procedere anche all'aspetto sanzionatorio. Abbiamo rilevato circa 54 verbali di illeciti rifiuti, i quali stanno determinando un cambiamento importante in capo ai cittadini. Un cambiamento culturale importante perché l'attenzione al territorio e soprattutto al decoro del territorio è fondamentale. Poi, tra le importanti innovazioni che abbiamo portato, in particolare con il sindaco e con l'indicazione di Alfonso Di Vece, del consigliere delegato Alfonso Di Vece, hanno riguardato la sicurezza stradale. Sicurezza stradale con i quattro attraversamenti pedonali rialzati che tutti voi avete potuto ammirare, soprattutto nella loro capacità di decelerare le auto in discesa e in salita, e nelle due frazioni, in particolare nei centri abitati di Macchia e di San Martino, ove in passato si sono perpetrati
situazioni veramente incresciose, in particolare alcuni investimenti di pedoni e di incidenti gravi. Ebbene, nel corso del 2020, su quei tratti dove noi abbiamo collocato questi attraversamenti pedonali, il numero degli incidenti non solo si è ridotto, ma gli incidenti gravi non si sono proprio verificati. E questo è un'opera strutturale che rimarrà sul territorio. Altra importante innovazione legata alle due ZTL, quindi abbiamo istituito due zone a traffico limitato, una via Diaz e una via Cirino via Vicinanza, ma abbiamo fatto anche di più. Abbiamo comperato e implementato due impianti di videosorveglianza collegati alla ZTL con dei tabelloni luminosi, per cui oggi i cittadini possono dire che il lavoro è stato completato. Ogni cittadino, prima di poter passare nelle zone a traffico limitato, viene al comando, gli viene rilasciato un pass e con il pass può tranquillamente transitare. In questo modo le due zone sono presidiate H24. Ribadisco comunque che questa attività è ancora in corso di sperimentazione, quindi è stata attivata ed è in corso di sperimentazione per la parte sanzionatoria, quindi a breve i cittadini purtroppo inizieranno anche ad essere sanzionati, ma visto e considerato che il periodo è un po' particolare, noi vogliamo continuare l'attività di sperimentazione. Adesso veniamo anche ai dati importanti sul fenomeno del randagismo e qui mi preme dire una cosa importante. Abbiamo cambiato approccio. L'approccio è un approccio più attento all'animale e al suo benessere. Abbiamo un approccio sinergico con le associazioni di categoria, ma abbiamo ridotto notevolmente il numero dei cani in canile. Abbiamo affidato circa 12 cani che prima erano presenti nel canile alle persone. Quindi abbiamo risparmiato, ma soprattutto abbiamo garantito il benessere degli animali. E gli interventi sul territorio insieme all'ASL sono stati molteplici, circa 28 interventi sul territorio. Quindi il fenomeno del randagismo, che è un fenomeno difficile da eliminare, possiamo dire che è stato contenuto e si è portato avanti il comune in termini innovativi, soprattutto sotto il punto di vista culturale. Siamo noi che gestiamo il fenomeno e lo conteniamo, riduciamo i costi e pensiamo al benessere degli animali. Altre informazioni di notevole importanza, dobbiamo dire, sono quelle relative ai verbali del codice della strada. I verbali del codice della strada sono stati 683. I 683 verbali hanno accertato un importo pari a 70.000 euro. Questi verbali si suddividono in verbali importanti finalizzati alla sicurezza stradale. Pensate un po' che abbiamo posto sotto sequestro 53 veicoli per assenza di copertura assicurativa. Un dato abbastanza agghiacciante, ma che comunque mette in rilievo un'attività continuativa da parte della polizia locale, in particolare del nuovo sistema organizzativo della polizia municipale, molto presente in strada e soprattutto tecnologicamente preparato ed avanzato. Noi sfruttiamo due tecnologie che ci mettono in real time in collegamento con la motorizzazione, quindi in tempo reale sappiamo se il veicolo o i veicoli sono assicurati e revisionati. Altri verbali che sono stati elevati, circa 40 verbali per omesso uso di cintura di sicurezza, 22 verbali per guida con lo smartphone e poi i classici verbali relativi alla viabilità appiedata, cioè il classico vigile che a piedi riscontra la presenza di veicoli in divieto di sosta. Devo dire la verità, ci siamo concentrati soprattutto su quelle
diciamo, soste irregolari abbastanza gravi, e quindi vi parlo della sosta sul posto per diversamente abili, sul marciapiede, sulle strisce pedonali, e complessivamente abbiamo accertato più di 100 verbali solo per questi, diciamo, elementi critici. Ci tengo a sottolineare una cosa importante con la quale vorrei chiudere, diciamo, i dati relativi al 2020. La modernizzazione, l'uso delle tecnologie, l'assunzione di ulteriori due risorse, cosa importante che è riuscita a garantire l'amministrazione alla Polizia Locale di Montecorvino, ha permesso, insieme ad un cambio di approccio culturale e gestionale, dei risultati importantissimi. Risultati notevoli che tengo ad evidenziare sono il frutto di un lavoro di squadra, un lavoro di squadra che parte a monte dal sindaco e dai consiglieri, in modo specialistico passa attraverso l'opera del consigliere delegato. E poi un ringraziamento alla mia squadra, alla squadra della Polizia Municipale, ad una squadra giovane, ad una squadra culturalmente elevata, quasi tutti portati verso la laurea, con una motivazione forte, una motivazione legata non solo alla sicurezza e alla legalità, ma alla vicinanza nei confronti del cittadino e del territorio, e soprattutto della città di Montecorvino Rovella. Grazie, grazie comandante. Consigliere Di Vece, senza dubbio è un'attività costante e continua quella della Polizia Locale, soprattutto, anzi ancora di più, in occasione di questa fase pandemica che ancora non è terminata. Ovviamente l'attività della Polizia Locale, di qualunque Polizia Locale, deve essere rafforzata dal sostegno dell'amministrazione. In questo senso, lei e tutta l'amministrazione avete fornito tutti gli strumenti necessari per permettere alla Polizia Locale di operare al meglio. Sì, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini di Montecorvino Rovella, saluto il sindaco e il comandante Massimiliano Falcone. Come ben ha detto il comandante, sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro per il 2020, visto i dati che ci ha citato, e io dal primo giorno in cui ho collaborato con il comandante Falcone, anche in maniera continua, tutti i giorni, e soprattutto la prima cosa che ci siamo detti è questa, quella di rimodernare un comando di polizia municipale del tutto, sia come risorse umane, sia come risorse tecnologiche. Diciamo che la prima cosa che ho cercato di fare è di dire al comandante di cercare di formare al meglio il corpo di polizia municipale, e sono stati effettuati dei corsi di difesa personale, dell'uso dello spray al peperoncino e anche del bastone estensibile. Questo fa sì che cosa? Che io ritengo che il vigile urbano di un comune importante come quello di Montecorvino Rovella non deve rimanere esclusivamente al verbale del divieto di sosta, ma deve essere formato del tutto e anche sapere affrontare delle situazioni che fortunatamente succedono quasi mai, però è importante che sappiano affrontare le situazioni di emergenza, che possono essere quello dell'uso dello spray al peperoncino, del bastone e quant'altro. Per quanto riguarda la sicurezza, come ha accennato il comandante Falcone, abbiamo puntato molto sull'impianto di videosorveglianza. Credo che sia un grandissimo risultato che a breve raggiungeremo del tutto, perché a giorni inizieranno a funzionare anche le telecamere. Sono circa 42 telecamere, e credo che per un comune come Montecorvino Rovella, che non ha mai avuto un sistema di impianto di videosorveglianza del genere, con una tecnologia elevata, con una tecnologia OCR che ci consente anche di leggere con lettura targhe, quindi di individuare subito la problematica sul territorio e cercare di chiudere al meglio la sicurezza del territorio tutto. L'obiettivo che ci siamo preposti per il 2021 è quello di realizzare, come già è stato detto in precedente, nella fine dell'anno 2020, una rotatoria a Ponte Mileo.
e cercare anche, diciamo, questa rotatoria verrà fatta in modo che per aumentare la sicurezza in quella parte del territorio che riteniamo che sia causa di incidenti stradali molteplici. Per quanto riguarda poi per tornare poi al personale, do il benvenuto ai due ragazzi nuovi che sono arrivati presso il nostro comando, gli faccio un grande in bocca al lupo e credo che il fatto di ringiovanire il comando di Polizia Municipale possa dare un nuovo input, una nuova cultura, come diceva il comandante, di legalità, di professionalità e di prontezza negli interventi. Per quanto riguarda il randagismo, volevo anticipare che per l'anno 2021 abbiamo previsto come da programma un'area di sgambettamento, quindi credo che per quest'anno ci riusciremo e soprattutto perché ci teniamo al benessere degli animali, come ha detto pure il comandante, e abbiamo investito molto su questo. Un'altra cosa da dire è che fa riferimento alla vicinanza della Polizia Municipale alle persone. Io ho sempre creduto, come ho detto pure in campagna elettorale, di poter raggiungere l'obiettivo del vigile di quartiere. Credo che la figura del vigile di quartiere possa dare un senso di vicinanza da parte del comune ai cittadini, soprattutto usandoli come sottoforma di sentinelle per i problemi che verranno esposti dai vari cittadini nelle varie frazioni, quindi Macchia, San Martino, Gauro, le più grandi frazioni che ci sono a Montecorvino. Credo che alla fine di tutto verrà fatto un lavoro anche importante, continuerà il lavoro importante sulla viabilità. E abbiamo previsto qualche impianto semaforico sul territorio. Abbiamo fatto già degli incontri con le ditte specializzate su questo, quindi stiamo portando avanti un progetto di sicurezza stradale che credo che ci porterà poi a cambiare totalmente il territorio di Montecorvino alla fine del nostro mandato. La cosa importante che ho sempre ritenuto è che un territorio sicuro è certamente un territorio molto più vivibile. Quindi credo che poi alla fine concludiamo questo discorso, poi passo la parola al sindaco. Grazie. Sindaco, a lei le conclusioni. È un momento difficile per le note ragioni legate al Covid e, come ho detto prima, la Polizia Locale in questo senso è realmente al fianco dei cittadini nelle attività quotidiane legate per appunto al Covid-19, ma non solo, ci sono tante attività in corso, al di là di quelle ordinarie, e quindi mi piacerebbe che lei facesse una chiosa su quelle che sono anche poi tutte le attività in programma per il 2021. Grazie Alessandro, un saluto al comandante e al consigliere Di Vece, un saluto soprattutto a tutti i cittadini di Montecorvino Novella. Bene, il 2020 è stato un anno difficile, un anno dove veramente abbiamo sputato sangue forte perché abbiamo affrontato una situazione imprevedibile che è quella del Covid. Siamo stati in prima linea su ogni questione, cercando di rimanere sempre vicino a tutti i nostri concittadini. Però abbiamo visto anche in campo tutte le azioni necessarie e importanti per dare a Montecorvino Novella quella dignità che merita, per rispetto di paese importante all'interno dei Monti Picentini e con lo sguardo verso la Piana del Sele. Bene, il comandante Falcone, lui e in precedenza con il suo predecessore Dell'Ibove hanno fatto un lavoro eccezionale per ridare dignità e decoro a quello che era un paese abbandonato dal punto di vista della segnaletica, della viabilità, della sicurezza. Con l'amministrazione comunale abbiamo messo al centro, insieme alla scuola e tante altre opere pubbliche, quello che è la sicurezza del cittadino e del decoro. Un bel paese per essere visitato deve essere anche bello, deve essere vivibile e lo si fa all'interno di quello che il comandante Falcone insieme al consigliere hanno ben evidenziato nel loro intervento. Il 2021, ci auguriamo con il sorpasso di questa pandemia che ce la buttiamo alle spalle, dovrà essere un momento importante, dobbiamo accelerare quelle che sono le opere importanti per il rilancio di Montecorvino. Abbiamo fatto investimenti importanti sulla scuola,
domenica inauguriamo la struttura nuova del Maria Pia di Savoia, dove riteniamo importante per i nostri ragazzi. Abbiamo messo in campo e tra poco inaugureremo anche l'isola ecologica, le nuove piazze Sant'Eustacchio e la piazza della legalità, che abbiamo voluto intitolare al Gerardo Arminio trucidato dalla Camorra negli anni addietro. Vogliamo mettere in campo tutte quelle cose che servono per dare quella vivibilità, quella vicinanza al cittadino, senza dimenticare quel campo sportivo a macchia che è finito, è partito i lavori per la palestra a Sant'Eustacchio, la sala a San Martino, e vi dico di più, le opere che sono in programma, che sono la nuova ASL giù a Sant'Eustacchio, ma soprattutto ridà dignità alla scuola di Gauro, e anche questo è un progetto che porteremo a termine entro il nostro mandato. Avete visto tutti quanti che in fase di realizzazione e ultimazione la strada che collega i due asili con la frazione giù a Sant'Eustacchio, che crediamo che sia un'arteria importante per la viabilità, per il centro cittadino e per tutto quello che serve per la rinascita di Monte Corvino Rovella. Cosa importantissima che ci apprestiamo ad ultimare è il piano urbanistico comunale, il PUC, un qualcosa che ha creato polemiche in ogni contesto, ma riteniamo che quello strumento necessario dopo 48 anni finalmente verrà dato a Monte Corvino Rovella uno strumento urbanistico. Come sapete, noi abbiamo ancora il piano di fabbricazione degli anni 70 e dopo tante amministrazioni si è cercato di farlo, ma non si è mai portato a termine. Siamo veramente alla fine di quell'iter amministrativo per dare quello strumento urbanistico, cioè la visione futuristica del nostro territorio. Noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo dare a Monte Corvino Rovella, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo lasciare ai nostri figli, quello che vogliamo lasciare ai futuri amministratori che arriveranno qui a Monte Corvino Rovella, una Monte Corvino più bella, una Monte Corvino più solidale, una Monte Corvino che potrà rappresentare l'invidia di tanti paesi limitrofi, perché siamo rimasti troppo indietro, siamo rimasti indietro rispetto a quelle che sono ordinarietà, di quello che sono le infrastrutture necessarie per il benessere dei cittadini. Bene, continueremo a farlo con passione, con dedizione, con tanto lavoro. Io voglio ringraziare veramente, come lo faccio sempre, la mia squadra, perché mi sta accompagnando in questo percorso amministrativo con dedizione, con passione, con pazienza e con tanta, tanta voglia di fare. Questo è lo spirito che noi mettiamo in campo, questo è lo spirito che porteremo avanti nel nostro mandato, per cercare di lasciare a voi concittadini una Monte Corvino sicuramente diversa rispetto a quello che abbiamo ereditato quando ci siamo insediati. Cari concittadini, credo che Monte Corvino Rovella ha bisogno di tante cose e da questo punto di vista potete stare tranquilli che noi ci saremo, siamo vicino a voi in ogni contesto, in ogni modo di essere. Sapete trovare un'amministrazione che ascolta, che prende in carico ogni problematica. I problemi sono tanti, ne abbiamo ereditati tantissimi e quello che faremo con impegno e con dedizione nel cercare di risolverli nel minor tempo possibile, portando avanti quello che è la nostra visione di un paese diverso, di un paese, come diceva il comandante, culturalmente avanzato, tecnologicamente importante, che deve rappresentare per tutti quanti noi una rinascita importante. Grazie sindaco. Tra l'altro lo dico anche da giornalista, in questo caso è importante presentare i dati della polizia locale anche per una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, visto che la polizia locale è emanazione dell'ente comune. Come no, assolutamente sì, ma in ogni contesto noi abbiamo messo al centro ciò che è la trasparenza, ciò che è sul rispetto delle regole, ciò che è il rispetto delle leggi, e allora l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare in ogni azione che metteremo in campo con la partecipazione di tutti quanti. Credo che siamo sulla strada giusta per dare quella dignità che Monte Corvino Rovella ha bisogno.
Grazie Sindaco. Allora io ringrazio tutti i partecipanti, quindi Martino D'Onofrio, Sindaco di Monte Corvino Rovella, Alfonso Di Vece, consigliere delegato alla sicurezza e alla viabilità, e il comandante della Polizia Locale Massimiliano Falcone. E poi ovviamente ringrazio tutti i cittadini che hanno seguito questa diretta, e do appuntamento su questa pagina alle tante iniziative che l'amministrazione ha in programma, a cominciare proprio da domenica con l'inaugurazione della scuola Maria Pia di Savoia. Buona serata a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.